Quindi sostanzialmente non è il prodotto in quanto tale, perché se il prodotto non entra in un percorso di relazione è difficile che venga sostanzialmente scoperto o apprezzato, che sia un buon prodotto o che non sia un buon prodotto. Da qui il problema dei robo advisors, che anche se aggiungono informazioni in qualche modo alla loro website, non riescono a risolvere il problema decisionale del cliente, della relazione, della fiducia che abbiamo visto. Thank you.